Attenzione alle finte email che vengono inviate a nome di Poste Italiane. Da inesistenti uffici postali infatti vengono inviate le comunicazioni per l'accredito di soldi. Si richiedono dati e riferimenti pensionistici. La Polizia Postale sta indagando sulla presunta truffa denunciata dal segretario responsabile della Will Pensionati Carmine Sessa. Falsi però sarebbero gli uffici postali presso i quali ci sarebbero in giacenza soldi per i pensionati. Da alcuni giorni infatti sono in arrivo anche nel Vallo di Diano continue email che chiedono di trasmettere dati personali di riferimento pensionistico. Il messaggio recita così: ci è arrivata una segnalazione di accredito di 516,31 centesimi di euro, ma l'accredito è stato temporaneamente bloccato a causa dell'incongruenza dei suoi dati. Poi l'invito a verificare i dati, nelle prossime 48 ore le sarà accreditato l'importo ricevuto. Una di queste email è arrivata anche al segretario della Will Pensionati che, riscontrando di non avere alcuna pendenza, ha allertato la Polizia Postale. Visionando gli indirizzi di posta elettronica, gli agenti della Polizia Postale potrebbero risalire ai presunti truffatori, anche se questi ultimi, come sempre, sono molto abili a nascondere le tracce. E proprio per questo motivo è meglio prevenire che curare, e sono proprio le informazioni personali a essere riciclate e veicolate in rete da organizzazioni prive di scrupoli che le rivendono al migliore offerente. Ovviamente queste informazioni servono a svuotare anche i conti correnti dei malcapitati, infatti le finte mail non arrivano soltanto a nome di Poste Italiane ma anche a nome di molti istituti di credito italiani e stranieri, e purtroppo molto spesso degli utenti ignari di quello che si nasconde dietro l'email forniscono tutti i dati necessari per poi dare modo ai criminali di poter attingere fonti dai conti correnti che spesso vengono svuotati del tutto.